Siamo con Marisa Ciaramella, assessore del comune di Sepino. Una giornata come questa merita un'organizzazione impeccabile, non solo da parte del comitato, le prologo, le associazioni che appunto sono tutte di supporto, e naturalmente non può mancare un'amministrazione comunale nuova, fresca e che in qualche modo contribuisce a queste che sono le tappe più importanti per tutti i sepinesi. Certo, questa festa è molto aspettata dai sepinesi e collaborano tutti per un'ottima riuscita della stessa, tant'è vero che quest'anno abbiamo avuto una massiccia partecipazione di persone ed è grazie al Comitato Festa Santa Cristina che si organizza questa festa così sentita dai sepinesi. Siamo in compagnia del maestro Nicola Ansalic Samale, alle nostre spalle la banda che lei dirige appunto, e tante soddisfazioni, tra cui una vittoria in un festival appena concluso. Infatti, ma non è stata la prima vittoria, abbiamo già vinto altri 3 premi di questo tipo. Beh, insomma, devo dire, nella mia vita ho fatto tante cose, forse troppe. Questa è stata una scelta di costruire una banda da zero e di portarla a livelli, questa è una fonte di soddisfazione. Questa è la banda appunto pluripremiata della città d'Ailano, lei maestro, direttore d'orchestra, concertista, insomma ha davvero un bellissimo curriculum appunto a dirigere questi ragazzi che insomma in qualche modo le danno grandi soddisfazioni. E poi in una giornata come questa, in qualche modo, dove c'è un connubio di due bande, questo è stato anche un modo per mettervi alla prova. Sì, anche un modo di confrontarsi, di imparare a evitare difetti e a prendere i pregi innegabili dell'altro complesso. Siamo in compagnia del sindaco di Sepino, Paolo Danello, in questa seconda occasione in cui lei ha avuto modo e piacere di in qualche modo presenziare ai festeggiamenti in onore di Santa Cristina, l'anno scorso 24 luglio, quest'anno di nuovo una commemorazione importante, non solo quella legata appunto alla morte della Santa, che sappiamo essere patrona di questo comune, ma anche una commemorazione ai defunti. Sì, comunque l'emozione c'è sempre. Magari fra 20 anni ci sarà un'altra amministrazione, ma l'emozione è sempre quella. Oggi è stata una giornata particolare perché è la giornata dedicata proprio alla festa di Santa Cristina, la commemorazione dell'onomastico di Santa Cristina.
e davvero mi sento come se fosse la prima volta che affronto questa cerimonia, ed è una sensazione bellissima. Poi quest'anno abbiamo commemorato i defunti in una maniera particolare, abbiamo cantato tutti quanti alla fine, come avete avuto modo di vedere, abbiamo cantato tutti l'Inno di Mameli, il Silenzio fuori ordinanza, il Piave. C'è stata e ci sarà sicuramente una continua partecipazione da parte della gente. Poi tanta emozione, la pelle d'oca con la tromba che appunto è stata suonata magnificamente dal balcone del comune, quindi davvero un momento molto, molto bello, molto intenso. Sì, è una cosa che facciamo qui a Sepino, penso sia l'unico posto dove si commemorano i caduti delle guerre con il silenzio. Un momento davvero toccante, come ha detto giustamente lei, è un momento che fa venire la pelle d'oca.